Buonasera, possiamo partire con i lavori e chiedo al segretario di procedere con l'appello. Innamorato di donna De Bellis, innamorato Giacomo Parisi, dipinto Cinque Palmi, dritto, assente. De Caro di donna Di Pierro, ardito, assente. Benedetto La Trofa, Di Ciolla, assente. Liturri, assente. Ciavarella, assente. Presenti 12, seduta valida. Grazie segretario. Prima di procedere con i lavori devo giustificare l'assenza dei consiglieri Tritto, Ciavarella, Liturri e Di Ciolla, che hanno comunicato al sottoscritto la propria impossibilità a partecipare. Il consigliere Ardito non ha avuto notizie, non so se... Ah ok, sì, diciamo, mi hanno riportato anche quindi il consigliere Ardito è giustificato. Scusate, non mi ha contattato direttamente, però anche tramite i consiglieri va bene. Quindi sono giustificati i consiglieri assenti tutti in questa seduta. Prima di procedere nomino come scrutatori i consiglieri per la maggioranza Di Pierro e Benedetto per la minoranza. Prima di procedere, ancora una volta scusate, con il primo punto devo cedere la parola al sindaco che mi ha chiesto di fare una comunicazione. Grazie Presidente, saluto gli assessori, i consiglieri comunali tutti, il pubblico che ci segue da casa, in streaming, il pubblico presente qui in sala. Mi corre l'obbligo di comunicare, in ossequio a quanto previsto dal decreto crescita, primo decreto numero 34 del 2019, che poi in base alle finanziarie successive è diventato strutturato, e grazie al quale il Comune di Necattaro riceve anche quest'anno la somma di 130.000 euro per realizzare opere a beneficio della collettività di decoro urbano, efficientamento energetico, e questa amministrazione ormai da qualche anno realizza interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Dicevo, mi corre l'obbligo di comunicare l'immediato inizio delle opere di cui all'anno, allo stralcio dell'anno corrente di 130.000 euro, poiché il cantiere è stato consegnato in data alla ditta individuata con procedura pubblica in data 15 di settembre. Quindi, siccome poi nella fase di rendicontazione noi allegheremo anche la comunicazione alla cittadinanza, che insomma deve essere notiziata di questo intervento, che come dicevo comincerà nei prossimi giorni. La cantierizzazione afferirà alla zona istituzionale, visto che ci siamo, lo precisiamo, e quindi prevederà l'eliminazione delle barriere architettoniche mediante realizzazione di rampe, miglioramento di marciapiedi e viabilità pedonale della zona di via Pietro Nenni, quindi comune di Necattaro, Carabinieri e limitrofe, e area limitrofa, quindi tutta questa zona sarà interessata da questi lavori importantissimi, che consentiranno a chiunque, disabili e normodotati, di poter raggiungere i principali punti di interesse del paese con semplicità. Ecco, questo diceva il decreto crescita, questo era il fine, lo scopo del decreto crescita nel 2019, migliorare la vita, far crescere la vita, la qualità della vita del cittadino, e noi lo stiamo facendo con l'eliminazione delle barriere architettoniche. Grazie. Grazie sindaco, possiamo procedere quindi con i lavori, con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione e resocontazione integrale della seduta di consiglio comunale, l'ultima del 29 luglio scorso. Come al solito, a norma secondo le previsioni e le disposizioni dell'articolo 71 del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale, pongo in votazione l'approvazione appunto della resocontazione integrale della seduta di consiglio comunale del 29 luglio scorso. Favorevoli? 2, 4, 6, 8, 10, 12 all'unanimità.
Passa quindi al punto numero 2 iscritto all'ordine del giorno, ratifica della delibera della giunta comunale numero 106 dell'1 agosto 2022, avente ad oggetto variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024, articolo 175,4 del TUEL. Cedo la parola al sindaco. Sì, Presidente, ratifichiamo una delibera di giunta che, con la quale abbiamo fatto una variazione, operato una variazione di bilancio in via d'urgenza, poiché dovevamo incamerare i trasferimenti statali per le consultazioni referendarie, quindi quanto il governo trasferisce ai comuni in occasione delle elezioni, più che delle elezioni, delle consultazioni referendarie che ci sono state mesi fa. Avevamo appena fatto una variazione di bilancio, ricordo, in consiglio comunale, dopodiché ci comunicarono la data della consultazione. L'ufficio doveva organizzare, preventivare lo straordinario elettorale. Infatti, se vedete nell'allegato a questa deliberazione, trovate proprio i capitoli afferenti anche agli straordinari elettorali dei dipendenti, alla fornitura del materiale necessario all'allestimento dei seggi, tutto quello che occorre, tutto quello che è necessario. E quindi siamo stati costretti a fare una variazione in giunta, non avevamo i tempi per andare in consiglio comunale perché dovevamo predisporre tutti gli atti necessari a costituire formalmente i seggi. Stessa cosa abbiamo fatto per il trasferimento statale, diciamo che è arrivato in maniera tardiva rispetto a quel che avevamo appreso poi consultando alcuni referenti del Ministero, per i centri estivi. Quindi abbiamo fatto una variazione sempre con quella delibera di giunta, abbiamo anche inserito l'incameramento del finanziamento per i centri estivi per consentire poi alle ludoteche, alle associazioni di fare i centri estivi. E questo è quanto, nonostante nell'allegato trovate alla deliberazione di giunta che oggi si ratifica, così come previsto dalla norma, varie voci, l'esploso, ma se andate a vedere, se andate a leggere, il tutto si riferisce alla distinta tra le tante fattispecie. E quindi trovate, per intenderci, il contributo statale per i centri estivi, il contributo statale per le consultazioni elettorali che si distinguono per giusto così per legge, rimborso per la sanificazione degli edifici, rimborso delle spese straordinario, oneri previdenziali e assistenziali sempre per lo straordinario, e così via, se andate a verificare. Quindi oggi ratifichiamo con la variazione di bilancio che, ribadisco, è stata fatta con delibera di giunta poiché non avevamo le tempistiche necessarie per andare in consiglio comunale e per la predisposizione degli atti utili alle consultazioni referendarie e alla predisposizione degli atti necessari alle associazioni di poter incamerare il contributo per organizzare i centri estivi, perché erano praticamente già cominciati. Grazie. Grazie sindaco. La terza commissione consigliare ha dato parere favorevole alla proposta in oggetto. Non so se ci sono interventi, altrimenti passo alla votazione del punto in oggetto. Ricordo, ratifica della delibera di giunta comunale numero 106 dell'1 agosto 2022, avente ad oggetto variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024, articolo 175,4 del TUEL. Favorevoli? All'unanimità 12. Si vota per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Sempre 12 all'unanimità. Punto successivo numero 3 iscritto all'ordine del giorno, sottoscrizione del Comune di Unicattaro del patto dei sindaci per il clima e l'energia, per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale in modalità standard. Cedo la parola all'assessore Fraschini, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il patto dei sindaci per il clima e l'energia comporta l'impegno all'approvazione
l'approvazione di un piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, con il quale il Comune di Necattaro prevede azioni da sviluppare sia nel settore pubblico che nel settore privato, per raggiungere i risultati di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di anidride carbonica nei seguenti settori principali: edifici e attrezzature pubbliche, illuminazione pubblica, settore residenziale, settore terziario, industriale, trasporti, produzione locale di energia. Il Comune deve inoltre impegnarsi ad adottare una strategia per l'adattamento ai cambiamenti climatici, valutando i rischi e le vulnerabilità, i piani e le azioni intraprese e costruire un piano di azione per l'adattamento. Il Comune inoltre, aderente al patto, deve partecipare impegnandosi in questi settori in qualità di consumatore, produttore, fornitore di servizi, pianificatore e regolatore, proponendo un modello di società civile. Gli interventi proposti devono essere condotti prevedendo le necessarie risorse economiche e umane, rispettando i tempi di realizzazione previsti e provvedendo a monitorare i risultati ottenuti. Devono essere agevolate inoltre tutte le forme di informazione ed educazione connesse alla realizzazione degli interventi e alla loro diffusione. Per questo si ritiene opportuno che il Comune di Necattaro aderisca al patto dei sindaci per il clima e l'energia per tradurre in proposte ed azioni concrete gli obiettivi formulati in sede europea di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, dei consumi energetici e delle strategie di adattamento climatico che si condividono e si propongono anche a livello locale. Grazie. Grazie. Assessore, cedo la parola alla consigliera Di Donna. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Saluto i miei colleghi consiglieri e i cittadini a casa. Il nuovo patto dei sindaci prevede l'applicazione di un vero e proprio modello di governance, come ha già anticipato l'assessore Fraschini, multilivello, con l'obiettivo di orientare e sostenere le politiche energetiche locali, trasversali e inclusive, volte a favorire la transizione energetica verso un'economia a bassa emissione di carbonio, guardando all'innovazione e alla green economy, un processo quindi di partecipazione tra i cittadini e gli enti pubblici. Al fine di tradurre l'impegno politico in misure e progetti concreti, il Comune di Necattaro oggi firma un'importante tutela per l'ambiente. Siamo consapevoli che non sarà di certo un percorso immediato, ma è importante avviarlo velocemente. Il cambiamento climatico è già in corso ed è una delle principali sfide globali del nostro tempo. Le azioni devono essere determinate e sarà fondamentale la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali. I sindaci sono le istituzioni più vicine ai cittadini e il suo ruolo, sindaco innamorato, in questa partita è fondamentale. In questo piano di azione per l'energia sostenibile, quindi il PAES, il Consiglio Comunale le sarà accanto, non si preoccupi. Impegniamoci tutti con serietà, la nostra città è in prima linea. Auspico che oggi l'intero Consiglio Comunale approvi e riconosca la fondamentale azione politica che questo patto comporta per l'ambiente, per il clima, per la tutela e soprattutto per il futuro dei suoi abitanti. Grazie. Grazie, prego consigliere Benedetto. Buonasera, saluto i colleghi consiglieri, il sindaco, la giunta, i cittadini che ci seguono da casa e qui in sala. Niente, solo per dire che credo che su temi così importanti quali l'ambiente non ci possiamo tirare indietro, quindi come già detto in commissione l'opposizione voterà a favore di del patto per i sindaci. Grazie. Grazie consigliere Benedetto. Pertanto passiamo alla votazione del punto in oggetto, ricordo, scusate, sottoscrizione del Comune di Necattaro del patto dei sindaci per il clima e l'energia, per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale in modalità standard. Favorevoli alla proposta in oggetto, all'unanimità 12, si vota per l'immediata eseguibilità del provvedimento, favorevoli 12, all'unanimità. Anche questo punto viene approvato, pertanto passiamo all'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, punto numero 4, variazione al programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 delle opere pubbliche. Cedo la parola all'assessore Santa Maria, giusto? Per la relazione. Grazie Presidente, buonasera al Consiglio e ai cittadini. Sì, si propone la variazione del programma triennale, quindi anche dell'elenco delle opere per il 2022,
In ragione del fatto che si era avvisato per il palazzetto dello sport delle grosse, una serie di problematiche attinenti allo stato della copertura, per cui alla luce di un computo medico che comunque è stato stimato e di altre procedure che vedranno la messa in evidenza come bando pubblico sulle piattaforme dedicate al fine di una concertazione con gli eventuali aderenti alla gara e quindi con la procedura negoziata, e dovendo variare l'elenco delle opere pubbliche e quindi il programma triennale per opere di valore superiore ai 100.000 euro, e poiché nella fattispecie si parla di un'opera di 180.000 euro di costo, alla luce di tutte le adozioni e approvazioni dell'elenco triennale delle opere pubbliche che da gennaio a maggio si sono susseguite anche con le ulteriori variazioni, e alla luce dell'ultima variazione di bilancio della delibera di Consiglio Comunale numero 28 del 29 luglio del 22, appunto inerente alla variazione delle opere triennali 22-24 e dell'elenco delle opere per il 2022, si propone che venga variato appunto sia l'elenco delle opere triennali che nuovamente l'elenco delle opere da realizzare per questo anno 2022, che prevede appunto questo inserimento per un valore di 180.000 euro. Grazie. Grazie Assessore. Ha chiesto la parola il consigliere Parisi. Prego, cedone a facoltà. Grazie Presidente. Il voto della maggioranza sarà favorevole alla variazione al programma triennale 2022-2024 e all'elenco annuale 2022 delle opere pubbliche, mediante l'inserimento appunto dell'unica opera che è la manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport per un importo totale di 180.000 euro, importo che viene appunto destinato all'avanzo di amministrazione. In data 23 settembre 2022 si è riunita la prima commissione consiliare permanente che ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti, e in quell'occasione il dirigente del terzo settore, l'ingegner Nicola Crocitto, ci ha informato circa i sopralluoghi che sono stati effettuati al palazzetto dello sport, allo stato delle guaine e ai problemi di infiltrazione che questo intervento andrà a risolvere, soprattutto per appunto questi sopralluoghi che sono stati prontamente realizzati a seguito di alcuni eventi atmosferici che sono avvenuti nei mesi scorsi. Pertanto il voto della maggioranza sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Parisi, non so se ci sono altri interventi, altrimenti passerei alla votazione del punto in oggetto. Ricordo variazione al programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 delle opere pubbliche. Sì, ha chiesto la parola il sindaco, prego. Facoltà. Sì, Presidente, giusto per precisare che l'importo, perché qualcuno da casa potrebbe domandarlo, l'importo è ingente, 180.000 euro. Per tutta la copertura del palazzetto dello sport. L'assessorato, la giunta poi aveva insomma, deciso per l'intervento completo della copertura. Abbiamo avuto negli ultimi eventi estivi delle infiltrazioni evidentissime, proprio acqua a cascata in una zona del palazzetto, quindi un'infiltrazione circoscritta. Dopo i sopralluoghi, così come diceva il consigliere Parisi, che prontamente sono stati effettuati dall'ufficio tecnico, c'è stata prospettata la possibilità di poter fare eventi circoscritti alla zona, così come si è proceduto per tanti anni, cioè mettere toppe in buona sostanza lì dove avevamo il problema. È chiaro che una struttura come quella, che ospita eventi anche talvolta importanti e di rilevanza nazionale, deve essere sempre pronta. Non possiamo permetterci più di far figure di questo tipo, anche perché credo che quella infiltrazione sia stata rilevata in una data importante. Abbiamo avuto questo problema durante un evento importante ed è per questo motivo che abbiamo deciso di fare un intervento completo per la prima volta e dopo tanti anni, ossia da quando è stato realizzato il palazzetto, su tutta la copertura. Quindi l'importo è di 180.000 euro per questo motivo. Volevo solo precisare questo, perché insomma qualcuno poteva domandarsi ma come per la impermeabilizzazione 180.000 euro. Sì, perché su tutta la struttura. Grazie. Sì, prego Assessore Santa Maria. Sì, grazie.
grazie, non per sovrappormi all'esaustiva trattazione del sindaco, ma solo per dare un addendum in ordine a un'altra funzione e qualità di questo intervento. Attiene alla protezione e quindi preservazione dell'immobile in ordine alla sua struttura, parte lignea, capriate lignee della struttura reticolare che sorreggono tutto l'impalcato, per cui oltre alle funzioni, ai rischi ed evitare che accadano malfunzionamenti, disfunzioni o anche detrimento agli allestimenti interni o agli eventi stessi, anche a livello termico è chiaro, di coibentazione, di microclima, di muffe da evitare, ma in sostanza c'è una funzione primordiale, quella di preservare la struttura e renderla fruibile per i decenni a venire, quindi proteggere in maniera asettica dall'infiltrazione di acqua, perché una struttura particolare è lignea, anche se in legno lamellare. Questo ci tengo a precisarlo a livello strutturale. Okay? Grazie Assessore. Se non ci sono altri interventi, pongo quindi in votazione il punto in oggetto. Ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, favorevoli 12 all'unanimità. Si vota per l'immediata eseguibilità del provvedimento, favorevoli anche in questo caso 12 all'unanimità. Sono esauriti pertanto i punti iscritti all'ordine del giorno. Dichiaro sciolta la seduta alle ore 18:16. Grazie e buona serata.